Le trasformazioni degli elementi e dell'energia che ci mantengono in vita producono anche dei prodotti di rifiuto. La rimozione di questi prodotti è il compito degli organi del nostro sistema escretorio. Vivere comporta la produzione di rifiuti. In qualunque luogo la gente lavori o giochi o viva, si accumulano dei rifiuti. Per mantenere questi luoghi di vita, gioco o lavoro salubri, bisogna elaborare un sistema di rimozione di questi rifiuti. E normalmente così accade. Anche nel nostro corpo accumuliamo dei rifiuti o scorie. Vengono prodotti dalle cellule mentre compiono le loro funzioni vitali, usando il cibo che ingeriamo e l'acqua che beviamo. La circolazione sanguigna porta le sostanze nutritive dal sistema digestivo alle cellule. Queste sostanze nelle cellule vengono scomposte ulteriormente, producono delle materie grezze e rilasciano dell'energia. Queste materie grezze e quest'energia vengono usate dalle cellule per produrre delle altre sostanze indispensabili alla loro sopravvivenza. Ma in questo processo vengono prodotti anche materiali pericolosi per le cellule stesse e di cui le cellule devono sbarazzarsi. Questi materiali sono le scorie. Ogni cellula del corpo contribuisce a produrne. Le scorie, o sostanze residue, sono il prodotto di tutte le reazioni chimiche che avvengono nelle cellule e tutte le trasformazioni di energia che derivano da queste reazioni. Molti prodotti chimici sono composti, i composti di sali e nitrogeni, come i biossidi di carbonio, l'acqua e il calore. Nonostante il nostro corpo necessiti di acqua e calore, ne produce più di quanto gliene occorra. Questi eccessi sono le scorie. Né le singole cellule né gli organismi composti da più cellule sono in grado di sopravvivere a lungo accumulando le proprie scorie senza la possibilità di eliminarle. Quindi queste scorie vengono trasportate dalle cellule ai liquidi che le circondano e successivamente nel sangue. La circolazione sanguigna conduce questi prodotti di rifiuto al sistema escretore che provvede ad eliminarli dal corpo. Gli organi incaricati dell'eliminazione di sostanze residue dal corpo sono tre: i reni, i polmoni e la pelle. I reni hanno la funzione principale nel sistema escretorio. Eliminano circa 3/4 delle sostanze residue dal sangue e le riuniscono nell'urina che verrà espulsa dal corpo. I reni sono organi rossastri a forma di fagiolo, ciascuno della dimensione di un pugno, leggermente più piccoli del cuore. Si trovano nella parte bassa della vostra colonna vertebrale, ai lati di essa. Due grandi arterie si diramano direttamente dall'aorta, l'arteria principale del nostro corpo, e trasportano il sangue ai reni. I reni vengono irrorati da molto sangue. Tutto il nostro sangue passa attraverso i reni 20 volte nell'arco di ogni ora. Vediamo come i reni estraggono le sostanze residue dal sangue e come successivamente le eliminano dal corpo. Il processo è uguale per entrambi i reni. L'arteria che porta il sangue ai reni si suddivide in vasi sempre più piccoli. Ogni vaso si sviluppa in una struttura macroscopica dalla forma più complessa chiamata nefrone. Ci sono circa 1 milione di nefroni in ciascun rene. Ognuno di essi è formato da passaggi chiamati tubuli. I tubuli si estendono per circa 80 km, 50 miglia. I tubuli sono molto stretti e attorcigliati. Questi piccoli nefroni sono le unità operative dei reni. Il processo è più o meno il seguente. Entrando nei reni, il sangue viene pompato in una rete di capillari chiamati glomerulus, che sono avvolti da un involucro a forma semicircolare e che si trova sotto i nefroni, la cosiddetta capsula di Bowman. Più della metà del nostro sangue è formato dal plasma. Il plasma è principalmente composto di acqua. Sotto la pressione del sangue, circa 1/5 del plasma sanguigno viene compresso e indotto ad attraversare le pareti dei capillari e raggiunge il centro, cavo, delle capsule surrenali, piccoli organi situati sulla parte alta dei reni. Questo processo è chiamato filtraggio. Anche gli elementi chimici disciolti nel plasma sono in grado di passare attraverso le pareti dei capillari. Entrambi producono degli elementi chimici vitali al funzionamento del corpo. L'acqua e gli elementi chimici che sono stati filtrati dal sangue ora passano in questa capsula e attraverso le curve e le spirali dei tubicini a forma di U, tubuli uriniferi.
Contemporaneamente il sangue filtrato attraversa il tessuto dei capillari che circonda questi piccoli tubi. Gradualmente gli elementi chimici e il liquido passano nuovamente dai calici ai capillari e si uniscono nuovamente al sangue. Quello che resta del nefron è l'eccesso di acqua e di elementi chimici che sono sostanze residue dell'attività cellulare, ossia l'urina. Il sangue che lascia i reni ora è filtrato e pulito dalle scorie, ma contiene ancora la giusta quantità di acqua e di elementi chimici necessari. Questo riassorbimento dei fluidi da parte dei reni ha una funzione fondamentale in quanto mantiene l'equilibrio dell'acqua nel corpo. L'urina dai tubuli del nefron scorre in condotti sempre più grandi e trasporta i liquidi residui nella cavità centrale di ciascun rene. Queste cavità sono collegate a dei tubi chiamati uretere, che trasportano l'urina dai reni alla vescica. La vescica è un organo muscolare cavo in grado di espandersi e di riempirsi. Da questo organo l'urina viene regolarmente eliminata dal corpo attraverso l'uretra. In questo modo le mansioni primarie dell'eliminazione di sostanze residue dal corpo sono state espletate. I reni compiono il lavoro maggiore nel sistema escretorio, ma anche altri organi hanno delle funzioni importanti. Mentre il sangue circola attraverso la nostra pelle, le scorie vengono eliminate tramite le ghiandole sudorifere. La traspirazione è l'eliminazione di sostanze residue attraverso i pori della pelle. La traspirazione è composta per il 99% di acqua, nella quale sono disciolte sostanze residue simili a quelle che troviamo nell'urina. La funzione delle ghiandole sudorifere è di raccogliere l'acqua dal sangue e comprimerla sulla superficie della pelle. Questa escrezione di acqua e di elementi chimici fa parte del processo di eliminazione dell'eccesso di calore dal corpo. Anche questo calore è un prodotto residuo delle reazioni cellulari che avvengono nel sangue. Quando la temperatura sanguigna aumenta, le ghiandole sudorifere eliminano una quantità maggiore di acqua dal sangue. Quando evapora attraverso la traspirazione, raffredda il corpo e i materiali di scarto disciolti nell'acqua passano dal sangue alla pelle. Ma solo le sostanze residue che non vengono eliminate dai reni o dalla pelle vengono trasportate dal sangue nei polmoni, che agiscono anch'essi da organi escretori. Nonostante la respirazione comporti l'eliminazione di acqua dal corpo, come abbiamo visto per la pelle, nei polmoni questo avviene perché devono espletare la loro funzione primaria, la rimozione dal corpo dei residui di anidride carbonica. Il sangue che dal cuore arriva ai polmoni attraverso l'arteria polmonare è ricco di anidride carbonica. L'arteria si divide in vasi sempre più piccoli. I vasi più piccoli, i capillari, hanno delle pareti molto sottili. Uno strato di tessuto unicellulare separa il sangue contenuto dai capillari dalle terminazioni a fondo cieco dell'albero bronchiale, gli alveoli. L'anidride carbonica lascia il sangue attraverso le pareti dei capillari e si dirige in questi contenitori d'aria, i polmoni. Quando noi espiriamo, l'aria passa attraverso i tubi bronchiali attraverso la trachea, poi dalla trachea passa nel naso e nella bocca, e poi si disperde nell'aria che ci circonda. In tal modo, un'altra parte di prodotti residui viene eliminata dal nostro corpo. Mentre i polmoni, la pelle e i reni sono gli organi principali del sistema escretore, vi sono due altri organi che hanno una funzione consistente, il fegato e l'intestino. Il fegato, che ha già altre funzioni primarie, serve il sistema escretorio con un compito specifico. Il sangue in circolo trasporta dei composti di nitrogeno che sono velenosi, come l'ammoniaca, e che vengono prodotti dalle cellule. Queste sostanze vengono trasformate dal fegato in urea, che è una sostanza meno pericolosa. L'urea passa nel sangue e viene eliminata dai reni. Ma non tutte le sostanze che vengono eliminate sono prodotti residui di reazioni cellulari. Alcune sostanze residue sono il prodotto del logoramento delle cellule. Quando le cellule dei globuli rossi muoiono, il fegato scompone l'emoglobina contenuta in esse per riutilizzarla e queste cellule vengono così continuamente rimpiazzate da nuove cellule che si formano nel midollo osseo.
Gli elementi chimici che produce il fegato durante questo processo di scomposizione dell'emoglobina vengono eliminati mediante l'intestino. La maggior parte dei materiali che passa attraverso l'intestino non sono prodotti di scarto provenienti da reazioni cellulari. Sono semplicemente materiali non utilizzabili dal corpo. Gran parte della selezione viene svolta dal sistema digestivo. Ora, per mantenere il corpo in salute, il lavoro degli organi escretori deve essere coordinato con il variare dei bisogni del corpo. Alcune ghiandole monitorizzano questi bisogni. Ad esempio, la quantità del liquido che viene eliminato dal sangue e dall'intestino viene controllato dalla ghiandola pituitaria. Normalmente, in una giornata di normale alimentazione, vengono immessi nel corpo circa 2,5 litri d'acqua. Mezzo litro, circa il 20%, lascia il corpo attraverso la traspirazione. Un altro 20% viene esalato fuori dai polmoni mediante la respirazione. Il rimanente litro e mezzo, il 60%, viene eliminato dall'intestino. Quando viene persa una quantità d'acqua superiore alla media, attraverso l'evaporazione del sudore mediante la pelle, il sangue si addensa leggermente. La ghiandola pituitaria risponde immediatamente a questo addensamento e secerne un ormone che varia l'attività dei tubuli intestinali. Questi restituiscono al sangue una quantità maggiore di acqua precedentemente filtrata dal sangue stesso e ne mandano una quantità minore alla vescica. In tal modo, il sangue viene riportato alla sua normale consistenza. Quando tramite l'evaporazione del sudore dalla pelle viene dispersa una quantità d'acqua troppo consistente, il corpo ci segnala una necessità di rifornimento attraverso lo stimolo della sete. E se ingeriamo troppa acqua, la pituitaria riconoscerà che ora ne abbiamo a disposizione una quantità maggiore del necessario, sia nei tessuti che nel sangue. Di conseguenza, la ghiandola pituitaria manderà meno ormoni e una quantità minore di acqua verrà restituita al sangue tramite l'intestino e ne fluirà di più nella vescica. Quando nel sangue non vi sono sufficienti elementi chimici vitali, l'intestino viene indotto a fornirlo di una quantità maggiore o ne preleva una quantità maggiore dal sangue quando ve ne sono troppi. Anche il ritmo respiratorio può essere influenzato quando il tasso di anidride carbonica nel sangue è superiore a determinati limiti. In questo caso il ritmo respiratorio aumenta e l'anidride carbonica viene eliminata più velocemente dal corpo. Quando viene ristabilito l'equilibrio, il ritmo respiratorio rallenta e si normalizza. In tal modo, rispondendo al variare dei bisogni del corpo, gli organi escretori mantengono la quantità di scarti cellulari entro dei limiti molto ristretti. Lavorando insieme, i maggiori organi dell'apparato escretore, i polmoni e la pelle, principalmente l'intestino, eliminano continuamente le sostanze residue prodotte dalle cellule del corpo. Il sistema escretore evita che queste sostanze interferiscano con i processi vitali che le producono, ossia con le attività che ci mantengono in vita.